Allora, prima di chiudere, facciamo un altro passaggio in diretta a Milano, dove è in corso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza e sta parlando ancora il Ministro dell'Interno Piantedosi. Sentiamolo. Contati di doverlo gestire con delle navi che battono bandiera di stati diversi dal nostro, che hanno raccolto queste persone con modalità che, secondo al nostro modo di vedere, secondo la normativa internazionale di settore... Sta parlando delle decisioni del governo riguardo alle ONG in mare. Secondo noi, quindi non rapportandosi con le competenti autorità di soccorso, e che quindi hanno raccolto queste persone in acque internazionali, come dire, radicando quella che è la competenza e la giurisdizione dei paesi di bandiera per l'appunto. Ovviamente noi terremo fermi su questo principio, terremo fermi cercando però di non venire meno agli obblighi di natura umanitaria, sui quali io voglio assicurare non faremo mai marcia indietro, quindi saranno sempre al primo posto. Quindi adesso, non appena si appaleseranno, insomma, adesso io non sono aggiornato nelle ultime ore, quindi i miei collaboratori sicuramente sanno qual è la posizione, non mi risulta che siano già entrati, insomma, si siano avvicinati alla rada per consentire queste operazioni che immaginavamo. Ci sono gli organismi competenti, che sono il servizio di sanità marittima e quant'altro, loro dicono, ci hanno detto che ci sono persone ammalate, che hanno febbre, ci sono dei minori, quindi ovviamente chi di competenza accerterà tutti coloro i quali versano in queste condizioni di necessità di assistenza, sui quali ci facciamo carico a prescindere dalle regole internazionali che noi riteniamo che siano chiare in questo caso. Dopodiché vediamo che cosa succede, dopodiché la nave dovrebbe lasciare, con tutto il resto del carico che le dovesse residuare, dovrebbe lasciare le acque nazionali secondo il nostro provvedimento. Poi vediamo, è una situazione da seguire ora per ora. Allora, era importante seguire un passaggio in diretta con Piantedosi, che ha affrontato prima altri temi, ma adesso è andato sulla questione di cui si discute molto in queste ore, ovvero la ferma posizione del governo nei confronti delle ONG in mare. Avete sentito appunto confermare la posizione da parte del ministro Piantedosi, fermando anche comunque l'attenzione sul fronte umanitario. Staremo a vedere, come ha anche detto lo stesso ministro. Noi intanto ci fermiamo, c'è la pubblicità, alle 14 ritorniamo con Vittorio Eboli. A dopo. We'll be right back.